Benvenuti a questo tutorial, io sono Max Moccia di Cambio Networks. Oggi vi parlerò di come configurare la vostra rete Wi-Fi 4EU. Il progetto Wi-Fi 4EU lo conoscete, ha come obiettivo da parte della Comunità Europea quello di migliorare il servizio pubblico al cittadino e la digitalizzazione dei servizi. Si tratta di un progetto che, quando sarà completo, abbraccerà 8.000 municipalità con uno stanziamento di 120 milioni di euro. Ogni città ha la possibilità di chiedere questo voucher da 15.000 euro per poter attivare fondamentalmente sul proprio territorio una rete Wi-Fi con determinate caratteristiche abbastanza conosciute, quindi con un tipo di hardware che ha alcuni requisiti, una funzionalità di snippet che viene utilizzata dalla comunità europea per andare a monitorare l'utilizzo del servizio e fondamentalmente in questa prima fase l'accesso al servizio. Lasciando da parte tutti i requisiti amministrativi, dal punto di vista tecnico, Cambium ha una piattaforma hardware di access point pienamente compliant con quelli che sono i requisiti del progetto Wi-Fi 4EU e ha sviluppato un proprio captive portal con integrato lo snippet all'interno del sistema di gestione CN Maestro. Quindi oggi andremo a vedere come poter configurare e utilizzare questo servizio offerto da Cambium Networks in maniera totalmente gratuita. Andando a guardare tra i vari modelli di hardware disponibili, una delle prime osservazioni che si possono notare è la differenza tra i LED dei modelli ACV1 e il LED dei modelli ACV2. Perché ve lo dico? Perché chiaramente le indicazioni dei LED ci danno una serie di informazioni funzionali all'onboarding e alla corretto utilizzo dell'access point in sede di installazione e attivazione del servizio Wi-Fi 4EU. Noterete infatti che i modelli ACV1 della serie 400 e 500 hanno due tipi di LED: un LED che identifica le informazioni di boot e di utilizzo corretto del sistema e dei LED che indicano invece le informazioni di connessione o meno verso il cloud. Analogamente, i modelli ACV2 della serie 410, 430, 600 e 700 hanno, a differenza di ciò, dei precedenti, un unico LED che ha uno status di colore differente durante la fase di boot, durante la fase operativa e durante la fase di connessione e gestione diretta con il CN Maestro. Questo è importante perché ci permette di distinguere cosa succede durante la fase di installazione del nostro progetto Wi-Fi 4EU e ci consente di capire se il device viene automaticamente onboardato come vogliamo fare attraverso il nostro CN Maestro. Una volta installati gli access point presso le varie aree di copertura del progetto Wi-Fi 4EU e trovate tutte le informazioni sui manuali, quello che si può fare tramite la piattaforma CN Maestro è un meccanismo di zero touch provisioning, ossia la possibilità di auto onboardare dentro il CN Maestro e configurare da gradare l'apparato in modo tale che il device venga installato alla sua configurazione di default, ma ottenga in maniera automatizzata tutte le configurazioni che deve avere per la rete Wi-Fi 4EU. Unico requisito chiaramente è quello di che gli access point abbiano un indirizzo IP. Quindi esistono due metodologie: o viene configurato manualmente l'indirizzo IP, ma in questo caso non avrete uno zero touch provisioning, oppure un DHCP server offrirà l'indirizzo IP agli access point e quindi una volta gli access point possono navigare su internet, arriveranno al cloud e il cloud farà il pushing di tutta la parte di configurazione. Un aspetto da considerare su questo è il fatto che spesso non si vuole mescolare la rete del comune con quella Wi-Fi 4EU.
Per ottenere questo si è tentati spesso di nattare su ogni access point, perché l'access point consente di farlo, ma questo poi comporta delle problematiche di roaming tra un access point e l'altro. La raccomandazione allora è quella di utilizzare un dispositivo di networking che faccia lui da NAT. In alternativa si può utilizzare un singolo access point NATato su una determinata VLAN che poi venga propagata all'interno di tutta la rete per tutti gli altri access point. Andando a dare un occhio alla configurazione della parte wireless LAN sugli access point CNPilot, voi avete la possibilità di configurare fino a 16 wireless LAN. E per ogni wireless LAN potete associargli un nome, una tipologia di autenticazione sicura o open, una determinata VLAN e eventualmente anche un guest access sulla VLAN aperta, come quella del Wi-Fi 4U, ma anche eventualmente anche altre wireless LAN, come ad esempio un accesso guest della municipalità stessa, diversa da quella del Wi-Fi 4U. E inoltre per ogni wireless LAN avete la possibilità di configurare delle policy di ACL, dei rate limit su base client o su base wireless LAN e schedularne la visibilità in aria determinati giorni e determinate fasce orarie. CNMaestro offre la possibilità per ogni account di creare fino a 4 captive portal e quindi fino a 4 differenti servizi in maniera totalmente gratuita. Questo è sicuramente un vantaggio rispetto ad altre soluzioni di captive portal esterne. Se non lo avete ancora fatto, potete creare il vostro account sul cloud di Cambium, cloud.cambiumnetworks.com, creando un company account o un proprio account privato, utilizzando come Cambium ID la vostra email e seguendo a passo passo la procedura di registrazione. Le funzionalità che CineMaestro vi offre sono svariate, vanno dalla possibilità di avere un pannello di controllo con una gerarchia per monitorare i vari dispositivi onboardati, ma anche funzionalità di upgrade massiva della rete, troubleshooting, diagnostica, notifiche di allarme o di eventi, inventory, statistiche e report e possibilità di visualizzare su delle mappe la posizione dei dispositivi, possibilità di creare diversi utenti, amministratore o con ruoli differenti. E soprattutto poi la parte di configurazione di automazione che ci interessa utilizzare per questa installazione di Wi-Fi 4U, quindi la creazione di API group di configurazione e lo zero touch onboarding. Una volta entrati all'interno del vostro account, vedrete questa dashboard di accesso alle varie parti di CNMaestro. Riguardo alla creazione delle configurazioni che vengono applicate dal CNMaestro, dovete fare attenzione che esistono due dispositivi di CNPilot gestibili da CNMaestro, che sono gli Enterprise Access Point, che fanno parte degli access point che utilizziamo per i progetti Wi-Fi 4U, e gli Home Router, che vengono tipicamente utilizzati dai WISP per la connettività internet in casa degli utenti. Quindi dovete realizzare delle configurazioni tramite API group che vengono applicate tipicamente solo sugli Enterprise Access Point e condivise quindi con delle configurazioni condivise su tutti i device che necessitano la realizzazione della specifica wireless LAN associata a quell'API group. Per quanto riguarda invece i dispositivi di accesso, di diffusione e di backhauling che Cambium Network offer come soluzione di fixed wireless access, la configurazione tipicamente viene fatta mediante template. Riguardo alla creazione del guest access CineMaestro, ci sono diverse possibilità di configurazione.
potete realizzare degli access con un on-click access come quello utilizzato attualmente da Wi-Fi 4EU, quindi un accesso free service, oppure un accesso tramite voucher, oppure un servizio premium a pagamento. C'è anche la possibilità di interagire con sistemi di terza parte nella parte di autenticazione, quindi in questo caso l'accesso non è fatto tramite il maestro. Un'interazione anche mediante un'autenticazione Radius con un sistema Radius esterno non residente sul CN Maestro, oppure un'autenticazione via SMS e ovviamente anche tramite social networks. Questo fatto attraverso l'associazione basata su wireless LAN, quindi una wireless LAN può avere associato un guest access portal con differenti metodologie di autenticazione. Andiamo ora a costruire la nostra Wi-Fi 4EU configuration. La prima cosa che suggeriamo di fare è creare il nostro guest access portal. Semplicemente andando a cliccare qui, aggiungi portal e andiamo a configurare il name e la descrizione. Nel caso di Wi-Fi 4EU, per quanto riguarda il nome, attenzione, possiamo utilizzare solo minuscole, numeri e trattino e nessun altro tipo di carattere speciale. Questa non è una limitazione del portale di CN Maestro, ma bensì di quello della comunità europea che ha stabilito determinate regole sulla creazione del portale di accesso per il Wi-Fi 4EU. In questo esempio sto utilizzando infatti i caratteri minuscoli e non caratteri speciali proprio perché voglio realizzare un portale Wi-Fi 4EU. Una volta creato, accedendo al menu Access, avete la possibilità di configurare la parte free, quindi abilitare la parte free, abilitare oppure la parte a pagamento, interagendo con dei gateway di pagamento, oppure abilitare la parte di voucher. E quindi andare a configurare dei voucher con dei service plan differenti in base al tipo di voucher che si vuole creare, con differenti livelli di servizio, di durata, di capacità di traffico per quel tipo di voucher. Ok, una volta fatto ciò è sufficiente andare poi sulla splash page per andare a configurare quella che sarà la splash page che l'utente vedrà apparire dal captive portal. E all'interno di quest'area è possibile vedere e configurare dei loghi, inserire un logo, cambiare la tipologia di background, andare a cambiare a inserire i testi dei messaggi che devono apparire all'interno del captive portal. Ed è possibile anche andare ad aggiungere specifici testi nella lingua in cui si desidera che questo captive portal debba essere utilizzato. Esiste anche la possibilità, attraverso il menu Advanced, di importare un CSS, quindi un proprio format di captive portal pre-costituito, preconfigurato. Per Wi-Fi 4EU esiste una sezione specifica della splash page. Andando a abilitare il flag enable della sezione Wi-Fi 4EU, di fatto voi abilitate sul vostro guest access portal lo snippet che Wi-Fi 4EU utilizza per gestire e controllare il servizio. Quindi non dovete fare nessun tipo di operazione particolare perché lo snippet è integrato all'interno della soluzione CN Maestro. Dovrete selezionare la lingua, il matrix snippet script URL vi viene dato dal PDF fornitovi dal comune per cui state lavorando, mentre il captive portal URL viene autogenerata dal maestro
e dovete fare solo attenzione che quella che viene generata abbia i caratteri corretti come abbiamo visto prima. Fatto ciò, dovete andare sul vostro portale installatori della Comunità Europea e dovete compilare il form per il report di installazione. Il Wi-Fi 4EU Network Name è un nome di vostro riferimento che indica quel tipo di installazione. Mentre per quanto riguarda la URL del CAPTIV Portal, voi potete fare un cut and paste semplicemente da maestro e lo dovete tendenzialmente ripetere due volte. Se non dovesse funzionare è perché probabilmente avete utilizzato dei caratteri speciali che non dovevano essere utilizzati come abbiamo visto all'inizio. Riguardo la parte di IP, indirizzo IP o range indirizzo IP, bisognerebbe inserire gli IP pubblici dai quali i device sono connessi a internet. Ma chiaramente questo è un requisito che può cambiare nel tempo, anche se per esempio se il comune cambia provider. Quindi normalmente un metodo per bypassare questa cosa è inserire 0.0.0/0 sul campo. Una volta fatto ciò e fatto l'apply del form, vi verrà restituito da parte del portale della Comunità Europea l'UUID, che poi dovrete inserire correttamente all'interno del guest portal del Cinemaestro. Una volta fatto ciò, potete proseguire andando a creare la wireless LAN all'interno del Cinemaestro nel menu wireless LAN. Creando la wireless LAN, voi avete la possibilità di configurare tutti i parametri inerenti alla wireless LAN. Quando viene creata la prima volta la wireless LAN, questo non viene propagata direttamente sugli access point, perché la wireless LAN dovrà poi essere associata a un API group. Diversamente, invece, quando la wireless LAN è già stata creata e viene modificata, se è attiva la parte di autosync sull'API group, la modifica della wireless LAN verrà applicata istantaneamente ai vari access point, non appena cliccate salva. E andare anche a configurare la parte di guest access, andando poi a puntare correttamente al guest portal Wi-Fi 4EU, per esempio, che avete creato poc'anzi all'interno della guest access portal del Cinemaestro. Successivamente potete creare finalmente l'API group andando sul menu API Groups all'interno del Cinemaestro. Le configurazioni che l'API Group di fatto permette di effettuare riguardano tutti gli aspetti di configurazione degli access point, e quindi vale a dire le configurazioni di network, le configurazioni radio su canali, frequenze, potenze, eccetera, eccetera, come anche funzionalità specifiche per l'access point. Dopodiché nel menu Wireless LAN aggiungerete le wireless LAN che avete creato, quindi nel caso del Wi-Fi 4EU, quella specifica del Wi-Fi 4EU, e questo è il motivo per cui vi abbiamo suggerito di creare prima le wireless LAN, perché deve esserci almeno una wireless LAN associabile all'API group. Successivamente potete flaggare anche l'autosync, che permetterà di applicare istantaneamente le configurazioni, o meglio, i cambi di configurazione, le modifiche che fate sull'API group e sulla wireless LAN nelle fasi successive alla prima applicazione. L'ultima fase è quella di onboarding e fondamentalmente zero touch provisioning, quindi l'invio vero e proprio della configurazione tramite l'automatismo del Cinemaestro. Per fare tutto ciò bisogna utilizzare il serial number, e quindi all'interno del Cinemaestro viene fatto il claim del serial number in modo tale che venga riconosciuto nel proprio account quel tipo di access point. Quando l'access point riceve l'indirizzo IP dal DHCP e quindi è in grado di risolvere
quello che è l'indirizzo cloud.cambinetos.com, si presenterà al cloud e sarà possibile accettarlo all'interno del proprio account. E questo è il comportamento. Vi apparirà il device all'interno della lista di quelli onboardabili con un messaggio di waiting for approval. E questa attività di onboarding dei seriali la potete fare anche prima ancora di aver installato gli apparati direttamente dentro il vostro CN Maestro. Prima di effettuare l'approval potete selezionare l'API group del Wi-Fi 4EU che avete definito, definire anche una location all'interno di dove deve essere posizionato il vostro access point all'interno del maestro e aggiungere anche dei dettagli relativi a quell'access point per identificarlo sull'installazione. Dopodiché, cliccando l'approval, il dispositivo inizierà tutto il processo di eventuale upgrade, se è stato anche selezionato l'upgrade software alla versione che si vuole utilizzare, il caricamento dell'API group e l'onboarding avverrà in maniera definitiva, quindi il dispositivo sarà direttamente in servizio. Vedete infatti che il processo è stato eseguito e risulta correttamente onboarded. All'interno del CN Maestro, comunque, potete sempre modificare dei parametri per ogni access point, potete cambiare l'assegnazione dell'API su un particolare sito su cui vi interessa che sia impostato, potete fare dei cambi di configurazione dell'API group che poi vengono sincronizzati in automatico. Oppure potete utilizzare il menu di override che vi permette di fare alcune configurazioni particolari su quell'access point, per esempio propagare un SSID che deve essere in quella determinata piazza, ma non deve essere su un'altra piazza. E quindi sovrascrivere solo per quel tipo di access point quella particolare configurazione. Per finire, vi segnalo un paio di link online utili per andare a trovare ulteriori informazioni. Uno è un link al portale di supporto dove trovate della documentazione inerente alle configurazioni Wi-Fi 4EU e un altro è un link alla community dove anche qui trovate tutta una serie di indicazioni, informazioni utili per poter fare il vostro setup del Wi-Fi 4EU. Che dire? Con questo vi ringrazio e un saluto alla prossima occasione.